Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Angela e oggi sono qui per farvi un nuovissimo appuntamento di una rubrica che devo dire vi piace veramente tantissimo e sto parlando di progetto smaltimento prodotti. Ho terminato diversi prodotti e quindi ho detto ma sì, facciamo un nuovo video così mostro i prodotti portati a termine, ci facciamo forza e coraggio a vicenda perché smaltire i prodotti di make up è veramente un processo piuttosto lungo, devo dire, ma che porta a molte soddisfazioni e quindi ci tenevo a mostrarvi i miei finitissimi del periodo. Quindi iniziamo subito. Il primo prodotto che ahimè ho portato a termine, ahimè perché è un prodotto che veramente mi piace tantissimo, infatti prima che la tolgano dal commercio sicuramente me la andrò a riprendere. Sto parlando della Brighten Up Banana Powder di Essence, la cipria gialla. L'ho veramente terminata tutta. Prodotto validissimo, se non l'avete provato costa mi sembra 3,79 euro o giù di lì, comunque meno di 4 euro, e io la utilizzavo esclusivamente per settare il correttore nel contorno occhi, sia a volte per fare baking ma soprattutto prelevandola con un pennellino e andandola a settare direttamente, quindi in modo piuttosto soft, non andava nelle pieghe, teneva fermo lì il correttore senza muoversi minimamente, perciò è veramente, ve lo stra consiglio. Come cipria ho terminato anche l'indissolubile di Puro Bio, questa qui era, mi si è rotto anche tutto il pack, vabbè, era nella colorazione 03 che io utilizzavo spessissimo in estate da spolverare all over sul viso, ma poi l'ho utilizzata anche appunto per ultimarla perché ne era rimasta pochissima reduce dall'estate scorsa e l'ho portata a termine. Anche questa è una cipria piuttosto valida, ma ve la consiglio soprattutto se avete una pelle tendente al secco o normale. Già se avete una pelle soprattutto mista in estate o che tende al grasso, non è la cipria che fa per voi perché non ha un potere mattificante molto strong, quindi vi consiglierei di orientarvi su prodotti di altro genere. Ho deciso di buttare questa beauty blender presa da H&M per 3 euro perché come vedete in pratica è tutta lercia ma non mi si puliva più, soprattutto sul fondo le macchie di fondotinta, e quindi anche per una questione igienica perché è da diversi mesi che ce l'ho in uso, ho deciso di buttarla, è giunta la sua ora ahimè. Ho terminato poi due mascara, il primo è il mio amatissimo Pupa Vamp che vi ho promosso non si sa più in quanti video, ma io mi ci trovo benissimo con questo mascara e spesso lo trovo in offerta anche a 5 euro e secondo me li vale tutti, ma anche di più. È un mascara dall'effetto molto volumizzante che almeno sulle mie ciglia lavora veramente bene. E ho terminato questo qui della Kiko, della linea Fall 2.0, ma vi faccio vedere per capirci perché è un mascara che hanno riproposto in moltissime edizioni, è quello con lo scovolino piccolissimo che vi permette proprio di andarle a pettinare in maniera precisa senza rischio di sporcarvi e che lavora benissimo anche sulle ciglia inferiori. Questo qui penso ce n'è ancora un pochino ma si era seccato e quindi mi si sgretolava sulle ciglia e non mi piaceva più l'effetto che mi dava e perciò è giunto il momento di cestinarlo. Ho finito anche questo eyeliner della Essence, il Liquid Ink, è proprio il classico eyeliner con il pennellino della Essence, questo ce l'ho veramente da tempo in memoria. Un giorno l'avevo accantonato negli ultimi tempi, per la verità, perché utilizzavo più quello con la punta più sottile rispetto a questo sempre della Essence. Sono andata a riprenderlo e in pratica ho fatto la prima applicazione, ok, la seconda non mi usciva più il nero intenso come le prime volte. Ho provato a sbocciarlo sulla mano e in pratica non ce n'era proprio più modo di farlo scrivere, quindi anche lui bye bye, ma sicuramente non escludo un ritorno. Ahimè, ho terminato questo correttore veramente fantastico. Sto parlando del correttore di Makeup Revolution della linea Fast Base, che è rivenduto presso le OVS o che trovate nei siti rivenditori appunto di Makeup Revolution. Io lo utilizzavo nella colorazione C7 e aveva il suo applicatore a spugnetta. Come vedete il prodotto stava qui ed è proprio arrivato alla fine. Correttore veramente favoloso. Io utilizzavo solamente questo e mi andava sia a coprire l'occhiaia che ad illuminare la zona. Veramente comodo l'applicatore con la spugnetta, poi lo si poteva sfumare con le dita o con la blender. Io quasi sempre utilizzavo la blender ma per una questione di praticità mia.
Veramente ottimo, durava tutto il giorno, lo si poteva utilizzare anche per eventuali imperfezioni del viso, non era un full coverage, ma dava un effetto piuttosto naturale, ma senza andare a segnare minimamente le rughette o le linee di espressione. Quindi 6 euro di bontà, io sicuramente lo riprenderò. Ultimo, ma non ultimo, ho terminato lui. Direte, che cos'è questa cialda vuota? Un ombretto? Ebbene no. Sto parlando di Bikini, il blush di Neve Cosmetics. Questo blush sicuramente ve lo ricorderete perché l'ho promosso nel video dei prodotti dell'anno, non di quest'anno ma dell'anno scorso, che magari vi lascio linkato su nelle schede. È un blush dal color terra, ma satinato, che dà veramente un effetto di pelle baciata dal sole, abbronzata, molto naturale, ma che sta bene con qualsiasi look. E non mette in evidenza in maniera eccessiva i pori. Se avete problemi di pori dilatati e magari temete che un blush satinato possa andarli ad evidenziare, no, è veramente favoloso. E questo era un jolly perché lo si poteva utilizzare sia come blush che come ombretto, e anche come ombretto la tenuta era fantastica. Perciò io probabilmente appena avrò modo e qualche sconto da utilizzare me lo ricomprerò. E niente, siamo giunti alla fine. Questi erano tutti i prodotti di make-up che ho terminato negli ultimi mesi. Fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti o se ne avete terminati degli altri. Facciamoci coraggio a vicenda, ragazze. Lasciatevi un commentino giù. Nel frattempo, vi mando un grosso bacione e al prossimo video. Ciao!